Good evening, ladies and gentlemen. Stiamo per cominciare anche oggi. Mi aspetto un briciolo di collaborazione anche da parte vostra stasera. Siete stati sempre abbastanza presenti nell'ultimo periodo. E spero possiate continuare anche oggi su questa strada. Direi che possiamo. Sì, se mi fa. Ok. Direi che possiamo subito partire, anzi, possiamo continuare che ci siamo interrotti a metà strada. E partiamo subito senza troppi complimenti. Avevamo due assalitori che si sono rivelati abbastanza in fretta. E direi che possiamo cominciare. Almeno fino a quando anche il. Esatto. Direttamente la settimana successiva e andiamo avanti. La settimana successiva, appunto. Buzz wants to have a few words with Kevin Owens and Sami Zayn after what happened last week. All right, I know you guys prefer to gang up and jump people from behind, but if you want a fair fight, step up and answer my US title open challenge one on one and not hide behind some mask either. That mask was hilarious, Sammy. What are you talking about? That was not me. Sammy, he pulled your mask off. Everyone saw it was you. You should have seen the look on your face when he came out wearing that thing. Allegedly. Okay, whenever you guys are done recalling the spineless actions from last week, you know where to find me. Before you get too involved with these idiots or have any more open challenges, don't forget, you still owe me a rematch for that US title. He's right. Guys, we're gonna have to settle this some other time. Looks like I already have a match tonight. I don't care what he said. We're settling this tonight. Ci aspetta un inizio traumatico. Se va come penso. Se va come penso ci si diverte, che è un piacere proprio. Vediamo chi si presenta per primo. What have Kevin Owens and Sami Zayn done to Bobby Roode? I don't know, but apparently this is what KO meant when he said they were settling this tonight. Let's wait until we hear what happened before we rush to judgment. Ok. E quindi uno contro uno. Despite the use of some underhanded tactics, Kevin Owens will get a shot at the United States title. And that match starts right now. Subito. Solo di capire chi comanda, che non c'ho tempo da perdere qua. No. Neanche lui sembrerebbe. Perché? Ogni tanto gli si ribalta l'indicatore. Allora, continuiamo a tastarlo come è giusto che sia. È quasi soddisfacente. Stiamo ribaltando come un calzino, come è giusto che sia. E vediamo di insistere.
in tutti i modi che conosciamo. Kevin Owens may be in a bad way here. Well, he knew this was going to be a fight heading into this one. Let's not get ahead of ourselves, Cole. This is just a little bump in the road for him here. Nothing to worry about. So, rialzati. Non gli posso tirare un cazzotto di quelli, no? Love to the back, up into the electric chair. Sembra di no. Purtroppo non posso. Purtroppo non posso fargli ingoiare i denti, ma. If an opponent exhibits a weakness for a specific move, some will return to utilize. Un cazzotto secco gliel'abbiamo tirato. Ah, giusto. C'avevo ancora il. Il puntatore su di lui. Eh no, stai buono. Fammi la cortesia. Quanta fatica ci vuole. The frequency of this move is becoming deliberate at this point, to say the least. Hook them up. Kevin Owens just too fast for him. Surprisingly quick. Devi star qui a menarmela per molto, vero? The strikes have a little extra on them tonight. Exploder suplex. Ancora. Mamma mia, quanto ci vuole prima di buttarlo via? Prima di cacciarlo male che mi ha rotto. It looks like Kevin Owens getting pushed to the limits here. His hopes of winning this match appear to be dwindling in a hurry. Oh. I'd never count this guy out, but I'll tell you what, he's not looking so hot right now. He's really going to need to find a way to get back alla... in this thing. L'immagine. I pochi che ci sono mi possono dire se si vede. It's Bobby Roode. He has some unfinished business with Kevin Owens and Sami Zayn. Ok, no, capito. Solito casino porcheddino. Now all four superstars are taking out their frustrations on each other. Hey, that's enough. If you four want to fight so bad, then we'll have a match. Tonight, in the main event, it will be Buzz and Bobby Roode versus Kevin Owens and Sami Zayn. Wow, what a main event we'll have for you later tonight. Insomma, bene bene in versione Teddy Long che ci ha tirato fuori il tag team match, player. Buckle up because we have a contest that's going to blow the roof off this place. We have a team led subito, by a real fan favorite against team Kevin Owens. I cannot la magliettina wait. Folcloristica che avevo tirato fuori per il nostro base. Ok. The crowd is buzzing with excitement. Buzz is here. Siamo già pronti per. Eccolo là. C'è anche la sua porca figura con la cintura, dai, lo ammetto. The following contest is scheduled for. Ma non abbiamo tempo da perdere. Quindi proseguiamo. Fare un attimo di arrangiamenti ed eccoli qua pronti a prendere le peggio menate in faccia.
Vediamo se ci sarà qualche linea da seguire. Ma devo semplicemente fargli il culo a Paiolo. Nei limiti, nei limiti del possibile. You have to wonder if these two will be able to coexist well enough to have a chance, especially against two guys like KO and Sammy, who have teamed together countless times. Oh. Buzz and Rude were just battling it out in an intense match last month at Backlash. I think those wounds are way too fresh for them to be able to pull this off. Vediamo di scotennarli in allegria. Vertical suplex! Nice! Come giusto che sia. Ancora. Continuiamo a dargliene più di quanto ne avevamo già dato prima. I'm not going to go so far as to say he can't win this match, but things certainly aren't looking good for him right now. Okay. Continuiamo a girarcelo come una frittata. Force on that slam. Non ci siamo. Di demolizione sistematica proprio. Senza fare complimenti. Huge opportunity here. E di nuovo. Twice as nice. Kevin Owens being put to the test. His hopes of winning this tag team match are starting to dwindle. He needs a breather in a bad way right now. If he could just make it to his corner and make the tag. Oh man, this is as one-sided an affair as you will ever see. If he goes on to lose this match, you have to expect it'll set him back quite a bit. He's so close to making the tag. Oh, and he makes the tag. That was a game changer right there, Michael. Ma, sono ancora... Abuses him with an elbow. Sono ancora parte del match. Oh, look at the calf. That was pretty. His drop kick connects. Però devo presumere che he's starting to show signs of fatigue. He needs to create some space and find a way to get back on the offensive. And he escapes the submission. And good thing, that could have been disastrous. Often known as a land of opportunity, guarda, Meglio proprio di no. Roster. It was a chance for a fresh start. Yeah, but eventually Zayn admitted to feeling directionless. It felt like he was misled with unfulfilled promises, and his perspective on SmackDown Live began to change. Eopla. Oh, what incredible power! Wow, what a vertical suplex! E ce n'è pure per te. E pure per te, admirable and mortal in the way he took on obstacles. Zayn tried overcoming obstacles in the right manner, but the system never treated him fairly. Sti sgambetti così all'improvviso. Then what? Maybe in 4 or 5 years his time will come. Morality does not win you championships, fellas. Okay. He's going back to an old friend with that one. Sami Zayn starting to struggle. Most of the truly great tag teams in sports entertainment created a double team finishing move. The spike pile driver from Anderson and Blanchard. The heart attack from the Heart Foundation. The rocker dropper from the Rockers. Or the doomsday device from the Road Warriors. Vediamo un po' cosa. Non farlo, non farlo, che non ti conviene. On all types of opponents. Whoa! Bad move there. Ho fatto una cagata di mio, non c'è stato bisogno. Corey, a few moments ago you mentioned some of the great tag team finishing moves in sports entertainment history. Don't forget about the 3D from the Dudley Boys or the double drop kick from the 2017 WWE Hall of Famers, the Rock and Roll Express. Ciao Umberti. Tag team action like in singles competition. Once a duo nails their opponent with their finisher, that should signal the beginning of the end. It can take a long time for a tag team to decide on a double team finisher, but I agree. A team needs one and it should be something that can be administered. Sente molto la voce, più della mia. Ma credo che questo potrebbe non essere loro, ma grazie, mi ne approfitto un secondo. No, era la voce che sentivate poco era la mia, non quella del commentatore. Adesso credo si senta più la mia. Mi confermate? Ok, adesso credo sia a posto per forza di cosa, perché avevo il volume qui basso. Gosh, this is like that old battery commercial. This move just keeps
going and going and going and going. What does Buzz have in store? Oh, adesso chiudiamola in un'altra maniera. Così continuiamo a menare. It's all academic from here. And the odds just swung in Buzz's favor. The situation just got real bad for Sami Zayn. Wow, I thought he was a goner. Pezzo di merda. No, che si sente allo stesso livello, ok. Allora. No, man, what a fatto bene. Me ne ero accorto. I don't understand the delay. The object is to win the match, isn't it? Come on, let's go. Sono troppo duri questi, che devo dire la tutta. E continuiamo a menare. The tag team scene here in WWE is undergoing a bit of a renaissance, and it's because of action like this. As Corey continues to criticize the action in the ring, allow me to take the other side of the argument. The last thing he tags his partner in. Fanculo. He tackles under the ground. Il primo l'ha mancato. There's no reason to lose your footing on a move like that. Come on. Ah, grazie. Mi fa molto piacere. Non sono in tanti che lo stanno portando, ho visto. Poi vabbè, anche io sto facendo la carriera tanto per, poi vedrò che cosa fare. Non credo che mi metterò a sbattermi con le torri e quelle robe lì. È una roba che lascerà il tempo che trova la carriera. Probabilmente avrà ripercussioni sulle altre cose che faccio sul canale di YouTube. Anzi, il subscribe pure lì al posto tuo. Vabbè, mettile con due settimane prima le ginocchia. Vabbè, scemo io che me ne sono accorto tardi, dico. Guarda, almeno è una domanda dura da fare, anche perché non è solo WWE, per me c'è anche il Giappone e tutte quelle altre robe, quindi è... iniziamo oggi e la finiamo domani mattina se inizio a parlare, quindi mettiamola così, è nato tutto con Shawn Michaels, adesso siamo arrivati a Kenny Omega, quindi esatto, storia lunga. Niente, non ce la vogliamo fare mai, Che cosa ti puoi scondere giù? Tu? Questo infame del tuo amico, quella sottospecie di... Intanto finalmente arriva un po' di pubblico, ci stavamo preoccupando. Ok, adesso la chiudo proprio semplice, così vediamo se se ne va. Due. Ma guardate se deve rompere i coglioni questo, no? Kevin Owens is looking to end this right now. Cazzo, non gliela... Vabbè. Ma perché non aveva stamina, vaffanculo, non l'avevo visto. Ma grazie a lui, non te l'ha chiesto nessuno, ma grazie lo stesso. Mamma mia, si rialza più, ha preso... sì, certo, l'ho detto anch'io. L'ho detto, non ci credi. Ma perché fanculo, sempre sta stamina di merda. Vabbè. E va giù un'altra volta. Prova di nuovo a chiudere, certo. Ok, ciao, arrivederci. Mamma mia. Sta rompendo particolarmente i coglioni adesso, lo sai. Lo sai? Ma non è che te ne pianto un'altra, così magari ti stai zitto e non rompi i coglioni. Su. This is his opportunity to win this thing. The night could be over for Kevin Owens. Complimenti, Complimenti per lo stato di forma. Putting it all on the line. Per questo mese ce la fai? This is not the place where proprio non ce la vuole fare. Absolutely not.
che cazzo? Okay. Mi stavo preoccupando. Ah, bene, in combo. Due. Ecco. Oh, here we go. E si rialza prima lui di me di questo passo. Kevin Owens groggy and wide open here. One, two. Oh my, how in the world did he kick out of that? Porca di quella troia, stai giù. Owens got the shoulder up. Wow, talk about knowing where you're at all times. He's in control. Mo te lo dico, He's fighting back here. I expected nothing less, Cole. Aspetta un attimo. Da qui non lo posso fare. Posso solo abbassare il volume del televisore a questo punto. Anche se Kevin Owens mi sembra in molto strano. Che cazzo. Ottimo. Adesso per cortesia falla fare a me la finish, che ne ho più bisogno io. Ecco. Adesso fammi la cortesia. No, beh, mi sono giustamente incazzato perché andate a dormire su, insomma, andate abbracciati, va? No, non ce la possiamo fare. Proprio non ne vuole sapere, io devo cagarmi il cazzo all'inverosimile. Perché lui non ne vuole sapere. Fallo però. No, porco. Meno male. Ecco, qui ne avevo bisogno, grazie. Ne avevo veramente bisogno. Forse che ti devo rialzare. Per favore. Come mi usa per pulire il pavimento? I'll tell you what. This is one they'll be talking about tomorrow. Ho svegliato in ritardo, ma si è svegliato. He's got him covered. Two. A kick out and you can see the frustration starting to build. Mi sto la morte in faccia un'altra volta. This is what makes him one of the best in the business. Non ci siamo, eh. Perché a questo punto devo lasciar fare. Bobby Roode set spinebuster. Facciamo fare a lui. Vediamo cosa ha in mente. We've seen some great tag team action over the years here in WWE, and I can attest that this is no different. He's playing with him now. Bobby Roode setting it up. Hallelujah. This is a level of destruction no one was expecting. That should do it. Mi servirebbe il cambio. Così per sapere. Seen dished out so far here tonight. Uh-oh, he's in trouble here. No, perché non ci pensa adesso. Ci ignora allegramente. He's in trouble. He's almost got him. There he goes, crashing to the floor. Non ci considera. Only one place to go when you're stuck in the fire. Non ci caga. Yeah, down. And I can tell you it's not a pleasant trip. No, forse non hai capito. Devi andare giù tu, e non io. No coming back from this incredible beatdown. And off the tag is Sami Zayn. He's calling for it. Zayn's looking at
That might just be the final nail in the coffin. I think Sami Zayn just secured this match. Oh. That's a big time powerbomb for him right there. Non ringraziarmi, adesso me ne vado, state calmo. Things are not looking very good right now. Gonna have to find a way to regroup. Non ce la possiamo fare oggi, eh? Vedo che. He could pin his opponent right here. Io continuo a schiantarmi, che tanto. No, non devi andare lì, eh. Bobby Roode setting it up. Hallelujah. And just like that, this move is leading the charge. Can he score the pin? That could have been it right there. Vorrei rientrare dentro, se mi dai il cambio, grazie. Oh my goodness, crushing it. His partner wants back in. Yeah, but what you want and what you get are often two very different things. Non mi caga più, eh. Non mi considera. Non mi ignora brutalmente. Oh, beh. Ecco quello che devi fare. Grazie mille. Working the gut. Obviously putting a lot of stock in that maneuver. Se ci penso io, ci penso. Non ho ancora capito cosa sia sta cosa nella figata. How these superstars are even still in this match is beyond me. Especially given how intense the match has been. No. Non funziona abbastanza. With all the damage done, vorrà dire che gli spaccherò il culo alla vecchia maniera. There he goes again. Sapevo che anche a suo giro i match di coppia sarebbero stati un maledetto. Calvario. Non si smentiscono manco quest'anno. Perché non ne vuole sapere. Lui continua a menare. Prima o poi andrà giù. E qui le gambe, Jack, che non è un bel vedere. Su. Due coglioni. Mamma mia, che due palle. Proprio non la vuoi chiudere neanche per sogno. Sì, fino a quando non ti faccio male sul serio, non lo capisci. Over and over and over. We're seeing the same move being used. That has gotta be it. Jeez, I don't like Sami Zayn's chances. Ce l'abbiamo fatta, porca miseria, non finiva più. Santi Dio. Oh mamma mia. I can't remember a tag team match in recent memory that was even close to as good as that one was. È sempre un match di coppia, abbiamo due settimane anche quest'anno. Uno proprio ci prova, ma la tirano all'infinito. There's no doubt about it. That's a big pinfall win right there. Tag teams beware, these two guys are legit. And it's matches like this one that makes SmackDown such a success. Sì, finalmente davvero, durano 12 anni qui. I match di coppia, a seconda di come gli gira il computer. Vediamo adesso mo che succede. La settimana successiva. Cosa succede la settimana dopo? Welcome back to SmackDown Live, where it appears Shane McMahon is now trying to sort out last week's U.S. title mess. Ci hanno dato un po' di... Sì, adesso... Dovrei uscire dal menu così almeno...
Brian arriva. Sono basato molte cose come una ad oggi, non in più. Non ho tempo di mettere le vie sempre con il progetto da WWE. Ho incontrato prima dove? Ok. Ora, ecco. Uscire un secondo. Fare una cosa molto poco professionale, abbassando il volume del commento. E però se mi si sente... Devo proprio uscire dal menu. Vabbè. Ok, vediamo se basta così. Vediamo di continuare anche oggi, anche adesso. Vediamo di continuare. Vediamo cosa succede stavolta. Allora, c'è un po' di gente con cui parlare. Non capisco perché ci sia. I was this close to defeating you last week before Bobby. Guarda, facciamo 10 10 e mezza. I don't know what you're talking about. He tripped on his robe, remember? But we're getting off track. My point is I was going to pin you, but then I still won by disqualification, so I should be the number one contender for the US title. Mamma mia, lo bucherò di merda anche nei videogiochi, che veniamo, sporca miseria. Don't take too long. I wouldn't want any other accidents to happen. E lui si presta a queste cose. I know a lot of guys are claiming they deserve a shot at your US title, but if anyone really does, it's me. Technically, the masked attacker had a US title shot. Sami Zayn did not. Really? Uff. Oh, match secondario, quindi altri punti. Ok, così lo picchiamo un attimino nel backstage e facciamo un altro po' di esperienza che male non ci fa. E subito chiariamo la situazione proprio senza pensarci due volte. E giù a prenderti a scaffalate nelle gengive. Perché te lo meriti. Così. A sentimento. E anzi, quasi quasi. Eh no, non me lo fare. Sono io che devo picchiarti e non il contrario, quindi. Quindi fammi la cortesia. Cosa ti ho detto? Cosa ti ho detto? Per stare a rompere i coglioni. Così si fa. Sto cercando il tavolo, infatti. Eccolo. Ah no, ce lo devo portare io perché non si avvicina. Questo è un tavolo statico. Ma vedi di non rompermi i coglioni anche tu, Dai, fammi il favore. Ah!
Ma sei pesante. Sei di una... Eh, che palle. Una pesantezza che vedo. Ah vabbè, sì, certo. Pure gli scaffali in faccia. Vabbè. Oh, ce l'abbiamo fatta. Vieni, vieni. Ok, altri spettatori, grazie mille. E qua. Il pubblico scarseggia, per dire, per dire, a dirla tutta. Perché si gira? Pezzo di stronzo. No. E me lo sbatto sempre di qua. Porca miseria, oh. Ce lo devo portare io di spalla, a spalla. Uff. Sarai un rompifalle anche tu, eh. Non me lo fa scoppiare. Perché ha deciso che non vuole farsi schiantare. Io c'ho lo schianto uguale. Sempre se non rompe. Vabbè. Deve essere una roba di 5 minuti. Come stai rompendo le palle un po' troppo. Forse anche troppo. Mi sta cambiando. Vabbè, sì. Nah. Da seduto non me l'ha data, in piedi sì però. E ce l'abbiamo proprio schiantato sul finale. Anche se non ho capito perché cazzo non ho fatto la mia mossa, ma vabbè. Almeno l'ha fatta, ma... Adesso ritorniamo sulla nostra strada. Continuiamo con la carriera vera e propria. Continuiamo a parlare. Forse questa animazione. KO? Sammy, the janitor? The makeup lady? Tom freaking Phillips? Serve a me quella che devo stare sveglio. At some point? It should have happened weeks ago. Oh, infatti. Aspetta un po'. Un po' di lavoro prima e dopo adesso. Ok. Vediamo un po' come continua la storia, che meno male sembra già scritta meglio degli altri giochi. Ah no. E adesso te lo devo picchiare. Sì, lo sappiamo, già le seguo. Qui chiaramente non è aggiornato. Chiaramente non è aggiornato, non hanno fatto in tempo. Così come non ho fatto in tempo a spaccargli il culo, ma rimediamo. Che neanche quello, abbiamo anche gli stessi pantaloni, mi sa, sì. Anzi, no, lui ce li ha mutanda, io... Il proprio pantalone. E continua
ribaltarti e schiantarti da una parte all'altra, che te lo meriti sempre, che se mi viene a rompere i coglioni te lo meriti sempre. È un dato di fatto. Devo lavorare sulla questione aerea, perché non posso steccare in questo modo indegno. Vabbè. Devo steccare di nuovo. Allora, adesso sta ancora sui 70, perché è uscito il mese scorso. Probabilmente arrivi a febbraio che sarà arrivato già sui 50, però è già a febbraio inizia a perdere senso comprarlo. Vabbè, io lo prendo principalmente perché lo uso per altre cose sul canale. Principalmente per quello. Non so se l'ho preso o meno perché mi sono tirato in faccia, ma ho messo le ginocchia. Un po' di confusione generalizzata. Uff, ok, dai. Ti voglio bene, Rusev, sei un uomo bellissimo, però smettila. Beh, non dovevi neanche affrontarmi. E ti sto concedendo il mio tempo. Quindi fammi la cortesia di andare giù velocemente. Che ci avremmo da fare? No, adesso fai da bravo e vai giù che non ne ho voglia. Lo faccio solo per gli XP. Tipo Undertale, per dire. Sto facendo la genocide con WWE. Cazzo, volevo centrarlo con un destro, peccato che non ho avuto quel piacere. Su, non so adesso arriva, no. Adesso mi sa che non ce la fai, ma che due palle. Perché siete tutti così duri? Perché siete una gigantesca rottura di palle? Tutti quanti. Uff. Mamma mia, se sono pesanti. L'ho vista alla sede, Ok, fuga strategica che ne abbiamo bisogno. Pensiamo anche a te. E adesso continuiamo a menarti senza pietà. Con tutta la cattiveria che avevo in corpo. Adesso vedi di non rompermi le palle anche a te. Su. Fammi piacere. Vabbè, no. Resiste fino a quando può, Non ci siamo. Non ne vuole sapere di stare giù. Mi ha già rotto i coglioni. Ecco, sarebbe piaciuto. E dico te sarebbe. Chiudiamola per bene. Ok, giusto in tempo. Ok,
un tempo per piazzare la fine, cioè chiuderla in allegria. Guarda, in questo periodo non mi piace proprio assolutamente niente, perché quello che sto vedendo è ignobile a livello qualitativo, purtroppo. Per quello mi sono girato molto sulla... vado più verso il Giappone per quello, in questo periodo soprattutto. A livello qualitativo New Japan proprio su... infinitamente superiore, purtroppo. Ed è un peccato che continuino a mostrare prodotti ignobili come quello come per esempio Crown Jewel settimana scorsa, venerdì scorso. Una bella sofferenza da fan, un match del, un cosa del genere. Ma torniamo dove eravamo rimasti. Mi stanno mettendo di fronte a una scelta, attenzione. Vabbè, Rude era solo, quindi mi converrebbe, mi conviene più Rude. Ma tanto sicuramente succederà qualcosa, eh. I piani cambieranno. This one's for all the marbles and it's coming up next. We have a real fan favorite taking on some tough competition. Ah, giusto, per un match, quindi devo farmi trovare pronto anche a sto giro, eccetera eccetera eccetera. Andiamo avanti, eh? Non ci abbiamo tempo da perdere qua. Io ringrazio solo che questo disegno, questa grafica non l'abbiano mai cambiata, perché è tipo vecchia di 10 anni, ma è sempre meravigliosa. Subito, senza bisogna pensarci due volte. E adesso pensiamo pure a Ruth, che già gli abbiamo fatto il cappotto nell'Aeroman Match l'altro giorno. Oggi proprio chiudiamo il cerchio. Schiantiamo da una parte all'altra. Siamo un cazzo di armadio. Ecco qua. Non deve venire a rompermi i cojones. E un acchiappo al volo. C'è problema. Non te ne lascio passare, è inutile. È inutile che vai lì a sbatterti. Ti sbatto prima io, Rude. È inutile. Non ho capito come è atterrato, ma va bene. Ok, buonanotte, Umberto. Umberto, no, Umberto, scusa. E ancora continuiamo a menarlo sto povero disgraziato di Bobby Roode. Ah, dimenticavo, Umberti, se non il resto della live lo potrei vedere lunedì prossimo sul mio canale su YouTube, perché ormai avete visto chi segue anche il canale. Il lunedì della settimana successiva. Ecco, ne parliamo tra un attimo, fammi finire quello che stavo dicendo, Tatum. Dicevo, da lunedì della settimana prossima, lunedì della settimana successiva, carico sul mio canale le live di Twitch, in modo che non mi sono accorto di niente, scusate un attimo. Ok. Dicevo. E quindi con una settimana di ritardo, chi non guarda le live su Twitch può vedere tutto il My Career sul canale YouTube. Dicevo, parliamo di Crown Jewel, quasi mi verrebbe da non parlarne, perché per carità di Dio.
Ma siccome siamo dei masochisti, altrimenti non guarderemo la WWE. Ok, fatto. Dicevo, Crown Jewel è stata una roba ignobile. Eccoli là. No, dai, ti prego. Non fare il... Ah, meno male. Non l'avrei potuto accettare. Dai, di no contest. Dicevo, Crown Jewel è una roba ignobile. È stata una roba ignobile. A livello di nostalgia, a livello mediatico, a livello di... A livello di cornice. Il cazzo di torneo, proprio non c'è stato niente che si è salvato. Una roba talmente brutta che fa il giro e diventa WrestleMania 17. Pensate voi. Nel frattempo ci hanno ciulato la cintura, mi sa. Una roba discretamente triste, lo ripeto, e non voglio neanche spendere due parole sul match di coppia, perché veramente lì mi suicido probabilmente. Per la prima volta in giacca e cravatta. My time as United States champion hasn't quite gone as più che altro, tanto c'è un problema, perché dice, mi dice che il messaggio è stato sospeso per conto furto di identità, non ho capito cosa intende dire, però, chi se ne frega, ah ok, no, il termine nigga, ok, chiedo scusa allora, lasciamoli per stare. Così almeno sto tranquillo per gli affari miei. Constant interference and everyone thinking they deserve a US title shot. So I'm proposing that Kevin Owens and Bobby Roode settle it in the ring to see who the real number one contender is. Oh, and one more thing. I'll be a ringside to make sure Sami Zayn doesn't affect the outcome of this match in any way, shape or form. The United States champion has weighed in on how he thinks this tumultuous situation should be settled. Let's see if Daniel Bryan agrees with him. Thank you for saying what needed to be said. In recent weeks, through no fault of your own, the United States title has been dragged through the mud by your opponent. So I'm backing your decision and making it official. Triple H on SmackDown? What's he doing here? I don't know. I just have a feeling you didn't stop by just to say hi. I know you're still relatively new to WWE Buzz, so let me fill you in on something. You may have gotten lucky by winning the US title, but that doesn't mean you get to call the shots around here. I call the shots. Hunter, can we talk about that for a second? Because last time I checked, your brother-in-law Shane and I are in charge of SmackDown, not you. So actually, we call the shots. Ooh, this is getting good. Becca non si fa neanche i cazzi suoi, bellissimo. Because it is a lesson that you and everyone else needs to learn. I have influence far greater than anything you could imagine. Whatever I say goes. No questions asked. I say build it, and it's how fast do you need it. I say make the match, and the only questions are when and where. I say fire someone, and WWE wishes them luck in their future endeavors. All anyone else has allora, is the illusion. Allora, personalmente ne vale la pena, perché si vede che si sono anche divertiti a farlo. Cioè, per esempio, molte cose della carriera me l'hanno dimostrato, soprattutto all'inizio. La carriera è fatta bene, soprattutto proprio lo posso dire da quello che sto giocando. Lo Universe lo devo testare, ma da quello che ho visto è già abbastanza espanso. Per quello che serve a me va benissimo. Il resto del gioco non è male. È un grosso passo in avanti rispetto allo scorso anno. E anche il 2K17, che è stato proprio un buco nell'acqua. I have a better idea for how to settle all of this. At Money in the Bank, you won't even need to be pinned to lose your US title, because it's going to be a fatal four-way match of you versus Kevin Owens
Sami Zayn and Bobby Roode. Breaking news. I told you. Get money in the bank. I'd never forget what you did. We're going to have a new champion. Ok, quindi ci tocca una roba 4. E vediamo. Io spero in cuor mio che non sia un ladder match, perché lì sono proprio nella merda. Vista la fisicità del nostro base e anche le sue statistiche, c'ha un 60 di overall, quindi non è che posso fare i miracoli. Ed è chi c'è qua. Saltiamo tutto, che tanto non è... No, per carità, non azzardarti neanche a dirlo, dai, non ci assomiglia neanche per scherzo. Sarà per il capello, ma no, dai, non dirlo neanche per scherzo, che va bene la leucemia, però... Sempre un discreto disonore venire paragonati a lui. È vero, sembra Roman, sì, ma Roman quello di GTA 4, il rumeno. And introducing the challenger from Montreal, Quebec, Canada. Oh sì, forse magari vi faccio un pochetto. Ma forse anche lì è, ripeto, la barba. Ma adesso concentrazione, perché porca miseria. Fero 4-way e mo son cazzi, io me ne vado, vedetevela tra di voi. Ok, mi sa che non sarà così semplice, nel frattempo mi attrezzo con i miei strumenti preferiti. Gliel'ha data così forte che gli è caduta dalle mani, pensa. Pure adesso, porca troia. Eh no, perché vengo lì e ti... Ah vabbè, sì, anche le scalette, non le disdegno. Ahia, ho fatto una cazzata, ottimo. Pensavo mi ci sbattesse sopra. E vola. Ok. Vuoi un po' di sediate? Ce ne sono anche per te. Ci sono io per negartele. E via. Via ancora assediate, perché a cosa ci serve la tecnica quando possiamo prendere la gente assediate? Diamone pure anche a voi, giusto per gradire, sì, è il soprannome che gli dà Baron Blade all'inizio del gioco, ma non voglio fare spoiler, perché poi è un casino. Okay. Dai, molto sì, vabbè, fa il culo. Io prendo il sedio. Io vi sediomizzo anziché sodomizzarvi. Eccolo che rompe i coglioni. Ma poi questa cosa del soprannome al personaggio è una cosa che è molto della 2K, perché la fanno spesso anche nei giochi NBA, dove danno un soprannome al personaggio per non incasinare il doppiaggio. Ecco, fai in modo che il tuo personaggio possa venire comunque chiamato in qualche modo durante la carriera.
È una cosa che fanno molto spesso alla 2K. E adesso il primo che... adesso il primo che entra si prende una sedia in faccia, su! Vi aspetto con ansia. Chi è il primo che ci prova? Niente male, sono presa io. No, non è vero. Vola via Bobby, vola via. As Corey continues to criticize the action in the ring, allow me to take the other side of the argument. The last thing any superstar wants to do is go for the finisher. Oh, non rompermi i coglioni, lasciami fare, va. Grazie mille Kevin Owens per la tua mossa del cazzo che mi ha permesso di guadagnare tempo e vincere il match senza rotture di coglioni. Un ottimo lavoro. È stato un lavoro di furbizia, ma è servito, direi. E andiamo avanti così, senza troppa fatica. No, vabbè, il nome, allora, il nome del personaggio lo puoi cambiare. Il problema è che lo chiameranno sempre con il soprannome che gli dà il gioco. Cioè, il nome è... sono io che ho messo la scritta Buzz nei pantaloni per... è roleplay, insomma. Ma comunque il... comunque il gioco ti dà modo di cambiare il nome, di cambiare l'aspetto. Sono io che ho voluto fare un po' di roleplay, ci ho scritto Buzz dietro. E andiamo avanti, vediamo che cosa succede adesso, visto che li abbiamo asfaltati dal primo all'ultimo a sto giro per il titolo. O si sale di categoria o succede qualcos'altro. Hey, that Money in the Bank ladder match was awesome. Congrats on walking out with the briefcase. Thanks. To be honest, it's gonna be kind of annoying carrying this around with me. And seeing as you're the rookie, how about you carry it around for me? No thanks. I already got my hands full. Huh. I'll remember that. The United States Champion is here on SmackDown Live, fresh off a successful title defense at Money in the Bank. Non mi piace quello che vedo, ma proprio per niente. I was talking to Kevin Owens and Sami Zayn, and I decided that they're both going to get another shot at your U.S. title. I said they're both going to get a shot at your U.S. title in a two-on-one handicap match. If you thought the odds were against you in a fatal four-way... Ma che cazzo? If I wanted your U.S. title, I wouldn't need to ask. Stay out of my way. Ma sì. Ma sì, picchiamo anche Randy Orton lungo la via, che tanto noi che ce ne frega. Tanto, che vuoi che sia. Cominciamo. Opla, su. Un bello scaffale nelle tempie, Randy, come la vediamo? Eh? Immagino non ti dispiace se ti prendo a scaffalate nei testicoli. Su.
Quello faceva abbastanza male, considerato l'impatto. Su, vieni che ti passo anche un paio di... Che oggi la mutua ti passa anche un paio di sediate. Tanto per gradire. Visto che sei tanto lo sgargiullo, ecco qua. Va la menata che ti faccio. Su. Fammi il favore. Distinguiti da qualche parte. Ok. Sta cosa delle finisher cambiate non è che mi faccia proprio piacerissimo, però la WWE di sempre, stavo dicendo anche ragazzo di prima, Shawn Michaels, è cominciato tutto da lui, poi dopo ho conosciuto la Ring of Honor e quindi è venuto il periodo CM Punk, che è venuto a tutti, diciamocelo, e adesso sto scoprendo la New Japan, giustamente, anche a costo di sembrare poser, si va di Kenny Omega, anche se dubito un poser si farebbe alle 7 di mattina per vedere la New Japan in diretta. Nel frattempo continuiamo a prendere a sediate Randy Orton, che male non gli fa. Così la smette di guardare i cazzi degli altri in giro, letteralmente, se avete letto gli ultimi pettegolezzi. E no, non è una battuta. Andiamo avanti. Torniamo dove eravamo rimasti a questo punto. Vabbè, dai, che ha un posto nel cuore di tutti. Credo si sia bloccato il gioco. Non lo dico tanto per se proprio bloccano. Okay. After we beat you tonight, we're going to be co-US champions. He makes a good point. It is only fair. He is just trying to drive us apart before the match. And besides, we had a deal all worked out in writing. I faxed it to you, remember? I don't have a fax machine. It's 2018. I'm pretty sure you do. It made the fax noise. Sammy, stop. Sammy, I get it. Stop. I get it. So do we have a deal then? Co-champions? Yes, as long as you never make that noise again. Mamma mia. The wait is over. This one's for all the marbles, and it's coming up next. We have one of the best talents on the roster to date against Team Kevin Owens. per esigenze di storyline, sì, la stanno ritirando fuori. Qui, per esempio, sono ancora assieme. Beh, in teoria, se non si fossero spacchettati tutti e due, probabilmente sarebbero ancora insieme. Ma quello è un altro discorso. Qui sono più la linea comica, perché ogni cosa che dicono è una stronzata meravigliosa. Perciò non sono neanche proprio da prendere seriamente qua. Che più o meno la stessa opinione che ne ha il booking team, se proprio dobbiamo essere sinceri. Allora, c'è il titolo in palio, quindi non posso fare cazzate. Però immagino non sia
non sia quello il punto, perché c'è stato già un achievement abbastanza importante. Vediamo di portarlo sul rosso, come dice il computer, e chiudiamola facile. Continuiamo a insistere. E vediamo cosa succede una volta che lo portiamo sul rosso, che mi sa che ci vorrà pure un po'. E di nuovo continuiamo a picchiare come dei fabbri. Il giallo. Non ti azzardare. T'ammazzo prima se ci provi. Ecco. E ancora una volta. Opinioni, purtroppo vorrei capire perché. Sembra che alla WWE faccia schifo un campione full time, proprio è il caso di dirlo. Stando ai rumor di Meltzer, si parlava di un contratto rinnovato per altre due date. Una è Survivor Series, che è già stata annunciata. E l'altra, se tanto mi dà tanto, è WrestleMania. Il problema è con chi. E mi sa che è andata. Solo così lo potevamo perdere. È durata poco, ma è stata divertente almeno. Adesso vediamo come si evolverà a questo punto, visto che ci hanno strappato il titolo così di punto in bianco, in una maniera ignobile, se devo dirla tutta. Va in Giappone? Prego? Baron Blade ha rotto le palle, te lo dico in amicizia. Ah, c'è il tour in Giappone! Addirittura! E allora andiamo subito in Giappone, che cazzo! Tantissime superstar sono fatto il nome in Giappone, vabbè, questo lo sanno anche i muri! Esatto, cioè potrebbe tranquillamente difendere il titolo nel letto di ospedale piuttosto che... Quello mi fa molto incazzare. Se davvero ci tenevi avresti tirato fuori un'idea, avresti tirato fuori Strowman. Anche se non lo vogliono sacrificare, sembra che non lo vogliono sacrificare, sembra sia diventato Kane 2.0. Chiacchiere in aereo, sì. C'è due deficienti che parlano in piedi dentro un aereo, mi sembra normale. Because Triple H is not on it, and I'm excited to see your match against Nakamura, of course. Depending on how that goes, you might have a match at the Dome for our big WWE Network special. Dici, siccome non abbiamo la New Japan, ci inventiamo una stronzata al Tokyo Dome. Mi sembra giusto. Let's not get ahead of ourselves. Before all that, I've arranged for you to take on an up-and-coming star from a Japanese promotion. You know,
to help shake off any jet. Perché ho come il vago susto di sapere chi sia? I think it'll be more fun if it's a surprise. Sì, come no. Io ho paura di Nakamura doppiato, ma tanta paura, eh. Glad you are getting your rest. You are going to need it when you face me in Japan. Yes, it will be an honor. The same with you staring at the light. Pensavo peggio, dai. Sono onesto. Certo che potevano mettergli un completino un po' meno appariscente di AJ Styles. Smackdown Live is the house that AJ Styles built, then the foundation was constructed in Japan. I learned that the audience there respects traditions like the fighting spirit and hard-hitting matches. And since it's your first trip, you better bring it. Vabbè, visto in disto un paio di palle, qua si vogliono paragonare a Wrestle Kingdom. Ok. E quindi Daiye de tournée giapponese. Opponent tonight has been creating quite the buzz of his own recently as one of this country's hottest new stars. So I'm excited to see you two face each other for the very first time in Japan. Avevo detto io. We heard Daniel Bryan had a surprise opponent lined up and he definitely delivered. Yeah, for those of you watching this WWE.com exclusive, get ready to witness something special. To catch everyone up to speed, Cole Quinn and Buzz. Sì, vabbè. In aereo l'hanno già fatto una volta, ma non c'erano telecamere. Mettiamola così. Baron Blade. Since then, Cole's made a name for himself in Japan, while Buzz has done the same on SmackDown Live. By the look on Buzz's face, he probably didn't expect to see his friend in the ring again anytime soon. Nonetheless, we're all lucky to see it happen. Tra l'altro molto simpatica questa parodia del Budokan, che non ci assomiglia neanche per scherzo, però adesso vediamo quanto è migliorato il nostro amichetto. Direi che non è migliorato tanto, se devo dirla tutta. No, scusa, non l'arbitro, ecco. Upla. Mi sa che non è migliorato di un centesimo, di un centimetro proprio. Non dà segni di vita, non di migliorare, non dà segni di vita. Non ci stai neanche provando, Cole, porca miseria. Me ne sembra anche male. No. Non ci sta proprio provando. Oh, ecco, finalmente. E continuiamo a smantellarti, caro mio Cole. Nel silenzio più assoluto del pubblico, che se ne fotte i coglioni, se devo dirla tutta. This is excitement, ma il rumore del pubblico dice tutt'altro. Opla. E fuori un'altra. Cole, per carità di Dio, fa qualcosa, perché non ci stai facendo una bella figura, eh. Ma proprio manco per il cazzo. È un filino triste. Oh, bravo. Pregato. Devo fare la 619, ma purtroppo non ce l'ho. Non era possibile.
Sì, davvero. È un po' troppo a senso unico, ma sicuramente più godibile. E su. Dai alle bus driver, su. E chiudiamo la scioltezza, che tanto sei una merda. Appunto. Non ci ha manco provato Cole, mannaggia lui. Lo aspettavo con ansia. What started in high school gyms in the US has now added a new chapter in Japan. This is truly a special moment. And this is only our first night here. We will get to see Buzz versus Nakamura, and then there's the WWE Network special from the Dome. I'd do this for free. Don't give him any ideas, Byron. Thanks again for joining us from Japan for this WWE.com exclusive. Adesso vediamo cosa ci aspetta al Dome, visto che continuano a pomparlo. Il giorno dopo. It said you had a successful Japanese debut last night. But tonight, you face the King of Songstar in his kingdom. And you will be lucky to go back to America. With all your teeth. Does it really say all that? More or less. Sempre estremamente simpatico Nakamura, con le sue velate minacce di morte. Ma direi che siamo pronti per cominciare. Sempre in questa palestra sgangherata che dovrebbe assomigliare a Budokan. Ok. Vediamo la recensione. Vediamo il pubblico come riceve l'eroe di casa. Me ne frega un cazzo, proprio l'ho detto in amicizia. A questo punto proseguiamo e picchiamoci forte forte. Partiamo male, mi sa, eh? Partiamo molto male. No. Grandissimo stronzo. Adesso ti faccio volare, perché te lo meriti. L'ho posto in culata. Ok. No. Fai da bravo. Ti piacerebbe. Su! Mica solo tu. Ma almeno la gente. E che cazzo. E neanche per te. Ok. Uppla. Un bel voletto. Per adesso non succede nulla di esaltante, lo so. Ehi, non mi sono accorto di nulla. Ok, di questo sì, però me ne sono accorto e ho fatto fare anche una bella figura di merda. Ok. Facciamolo volare come è giusto che sia.
pubblico proprio non gliene frega un cazzo di niente. Cioè, va bene che il pubblico giapponese è rispettoso, ma proprio non fanno neanche uno straccio di rumore. Mi sembra un po' diverso dalla realtà, se devo dirla tutta. Cioè, ogni tanto un urletto ce lo buttano, qua proprio zero, eh. Mamma mia. Un po' triste da sentire, se devo dirla tutta. Neanche un briciolo di incitamento. Aia, vaffanculo. Neanche un briciolo di incitamento per Nakamura, cioè, manco ci provano. E vediamo se è bastato saccagnarlo così o se dobbiamo andare avanti. No, non ce l'ho fatta. Ci dobbiamo riprovare. Ma che gioco stiamo giocando, Nakamu? No, no, ecco qua. Così ti voglio, Barton, così. Già troppo lontano, mi sa che non lo prendo da qua. Proprio neanche per scherzo, ma proviamoci lo stesso. Il coraggio non ci manca. I reni probabilmente sì. Dopo questo volo. Proprio bello, cioè, vedi il pubblico che si agita ma non fanno uno straccio di rumore. È una roba che non capisci. E continuo a picchiarlo perché è così che deve essere. Eccolo lì, furbo. E si prende altre botte. Perché è così che funziona. Su. Dai a The Driver. E la chiudiamo. Sì, esatto, cinema muto. Buster Keaton, tipo. Una roba veramente stranissima. Cioè, il pubblico giapponese è così, cioè è molto rispettoso, non si lascia andare a urla, cori, cazzate varie. Ma qui è esagerato, cioè siamo a dei livelli dove non li smuove nulla. È proprio triste, cazzo. Questa è la prova che proprio la WWE non sa neanche che cosa sia il pubblico giapponese. You may have gotten that win tonight, but next time it ends definitely. Knee to face. Sì, come no. Ti aspettiamo, eh? We hope you enjoyed this WWE.com exclusive. Be sure to join us tomorrow on the WWE Network as we bring you a huge special event live from Japan. Boh. Direi che adesso facciamo questo mega evento super special in Giappone. E la possiamo anche chiudere qui stasera. Vediamo un po'. Il giorno dopo. Hey, go get your wrestling gear on. Why? I thought I didn't have a match tonight on the network special. After what I saw you do against Cole Quinn and then Shinsuke, you do now. I'm changing the scheduled AJ Styles versus Nakamura match to a triple threat.
and you're the third participant. So I get to wrestle at the Dome? On the network special? Tonight? Yes, but not if you don't get ready, so go! Now! Go! Te lo viene a sapere così? Poi tra l'altro, se non dovevo lottare, perché cazzo era... Vabbè. An opportunity like this doesn't come around very often. Not only because of where we are, but because of the circumstances. Triple H isn't here to try and hold you down. Owens and Zayn can't interfere. You control your destiny tonight. It's your chance to show the world, live on the WWE Network, that you belong in the main event picture on SmackDown. You can thank me by going out there and having the best match of your career. I'm not gonna lie, I'm a little disappointed that my big singles match with Shinsuke Nakamura has now changed to a triple threat match with a rookie. Are you crazy? I may be from Georgia, but the legend of AJ Styles is the dome. So there's no way sono robe proprio da sospensione dell'incredulità. Or Nakamura. Oh, and don't forget, you still need to buy everyone dinner. If you didn't understand last night, I'll say it again tonight. Knee to face. Ok. Allora prepariamoci. Al quindi finiamo buttati in mezzo al cazzo al in un main event al Tokyo Dome. Va bene. Bello poi il Dome, devo dire. Bella merda. Ma qui invece applaudono. Che veramente. Non hanno capito un cazzo del pubblico giapponese, eh. Ma giustamente siamo in Giappone, non c'è il... Non c'è l'introduzione perché non l'hanno... Per carità. Sì, l'ho detto bene, proprio è quel genere di booking che ci ha portato mai al campione. Quel genere di stronzate che ci ha portato mai al campione. Ok, abbiamo superato tutta la rottura di palle. Adesso vediamo di sopravvivere a questi due. Come sempre Tokyo Dome estremamente silenzioso anche in questo caso. Io vi spacco il culo a tutte e due, sai che problema? Ok. Ce n'è per tutti, ragazzi. Vabbè, sì. Viene a rompermi i coglioni ogni tanto, EJ, eh? Mamma mia, oh. Cosa ti ho fatto di male? Maronna, proprio, eh. Veramente sei anticlimatico a bestia il silenzio del Tokyo Dome.
Mamma mia, oh. Bravo, fatti un pacco di cazzi tuoi ogni tanto, AJ. Fammi lavorare. Ah, sì, ecco qua, così impari. Stracciacazzi a tradimento, che non sei altro. Su, ti faccio un bel massaggino alle costole. Ce n'è anche per te, dai. Li ho centrati tutti e due, non so come, però ha funzionato. Non fate gli stronzi, ecco, bravi. Sì, infatti, il feeling è quello. Cerchiamo di fare rumore, se no li disturbiamo. Cioè, i giapponesi non sono così. Cioè, non è... veramente. Non hanno capito un cazzo. Cioè, tipo, rovina anche l'esperienza, perché non so... No, veramente, non... ma fatti i cazzi tuoi anche tu, però, eh. Mamma mia. Loro non si comportano così. Mi dà anche fastidio, cazzo, che il... Non voglio fare dietrologie strane, ma sembra quasi un modo per far credere alla gente che la televisione giapponese è una palla. E anzi, mi verrebbe quasi da dire che per loro è così. Attenzione, vittoria scippata. Addirittura. If these two have formed an alliance, that could have huge repercussions going forward, without a doubt. Well, cioè, gli ho scippato la vittoria e intanto si è anche deciso anche di farmi il two sweet, va bene. Direi che su questo classico del match wrestling noi ci diamo appuntamento domenica prossima qui su Twitch, sabato su YouTube per Scarponi da Roma e il lunedì successivo, per quelli che non hanno potuto vederla stasera su Twitch, la replica su YouTube proprio di questa live. Quindi direi che per oggi abbiamo finito, ho detto tutti gli appuntamenti che dovevo dire, grazie per essere passati e arrivederci.